governo regionale da parte sua dovrà finalmente... A volte si abusa del termine storico, ma esistono momenti anche nella vita di un territorio in cui ci sono fatti che segnano una precisa discontinuità con il passato. Uno di questi è avvenuto stamani. Per la prima volta in Abruzzo le 19 principali organizzazioni e associazioni del mondo produttivo hanno messo la firma congiunta su un documento condiviso e unitario. Dalla Confindustria alla CGIL, passando per CISL, UIL, UGL, ANCE, API, Casa Artigiani, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Copagri e Legacoop. Tutti insieme hanno chiesto formalmente, con una lettera aperta, un incontro urgente al presidente della giunta regionale, Gianni Chiodi. È la gravità del momento, hanno sottolineato le parti sociali nella conferenza stampa congiunta, a suggerire una iniziativa forte e condivisa. L'Abruzzo è l'unica regione italiana che negli ultimi 10 anni è regredita in termini di prodotto interno lordo. Gli ultimi dati Istat segnalano anche la maglia nera sul fronte occupazionale e alla regressione economica si aggiungono gli effetti del sisma e del deficit sulla sanità. Occorre, chiedono le parti sociali, che le istituzioni, a partire dalla politica, riprendano il loro ruolo di governo del territorio e che gli atti di programmazione di bilancio tornino ad assicurare alle attività produttive flussi ordinari di spesa. Assolutamente negativo dunque il parere di tutti sulla bozza di DPEF presentata alle parti sociali, una semplice presa d'atto della condizione della regione bloccata sul grave tema del risanamento, ma senza alcuna programmazione sul futuro in tutti i settori del rilancio economico-sociale e della ricostruzione che richiedono scelte politiche e non solo un ruolo tecnico-commissariale. Occorre che la regione apra finalmente il dialogo con le parti sociali e che insieme si costruisca una vertenza Abruzzo con il governo nazionale sulle partite inevase rimaste bloccate dal masterplan ai fondi FAS, dall'accordo di programma quadro per le infrastrutture alla ricostruzione. Va immediatamente attivata la zona franca nelle zone terremotate, rifinanziata la cassa integrazione in deroga per il 2011 e fatto partire il federalismo fiscale. E anche la regione è chiamata dalle parti sociali a ridare impulso alle attività produttive, attenuando la leva fiscale su cittadini e imprese legata alla sanità, l'appello delle parti sociali e alla coesione, al senso di responsabilità e allo spirito costruttivo. Solo un Abruzzo unito, come le sue forze produttive hanno mostrato possa realizzarsi, può uscire da una crisi storica, proprio come la mattinata di oggi.